Un mondo variegato e pieno di colori, quello che varca di solito il martedì il cancello di Palazzo Moffa, via 4 novembre, sede del Consiglio regionale. Colori diversi di casacca indossata per lo più in campagna elettorale. Ma nella maggior parte dei casi rimessa subito nell'armadio a elezione avvenuta per indossare il completo di grisaglia e correre a far parte della ristretta cerchia degli unti del Signore. È una sorta di passaggio obbligato che colpisce più o meno tutti prima o poi e più o meno tutti prima o poi diventano casta. Ma quante volte lo hanno detto a destra, a sinistra e a centro che le indennità di carica appena eletti in consiglio se le sarebbero tagliate, addirittura dimezzate. Dato atto ai due di 5 Stelle che hanno osservato l'impegno, gli altri 19 in fila si sono cominciati a voltare dall'altra parte con l'aria di chi io? No, ma quando mai? E le indennità sono addirittura aumentate. Dopo 2 anni di terga tenute ben poggiate sul caldo delle poltrone, alcuni diventano anche disposti al più classico dei salti della quaglia. Si chiama così ormai la scelta di cambiare partito. Le sigle e le liste 2 anni dopo quasi non se le ricorda più nessuno, se non saltare il fosso e passare dall'opposizione alla maggioranza. Sufficiente una poltrona più spaziosa e una scrivania più larga. I castigamatti dell'inizio legislatura diventano all'improvviso più moderati dei frati francescani, quelli duri e puri di sinistra che magari hanno anche l'esperienza della lotta di fabbrica, si sono imborghesiti e parlano come i broker di Piazza Affari, avendo dimenticato gli slogan contro i politici urlati davanti ai cancelli della Fiat a Termoli e della Sam a Boiano. Adesso i politici sono loro. Hanno la segretaria, il portaborse, l'autista e l'iPad. E se ci scappa la presidenza di una commissione, al diavolo il partito, i voti degli elettori, la coerenza e l'etica politica. Roba vecchia, ferraglia da rottamare. E poi, mica vero che l'abito non fa il monaco. A chi non ci crede, visitina durante le sedute del Consiglio. È gratis e anche molto istruttivo per il voto che verrà.